Edwin Hardy Ennis, icona di stile inglese, fashion designer acclamato, amico della regina, un nome celebre nella via della moda di Savile Row. Da giovane però è stato anche uno dei più improbabili capi di un'organizzazione spionistica inglese, con un passato segreto in tempi di guerra. Hardy Ennis lo negherebbe, ma ora possiamo rivelare per la prima volta la verità su come abbia organizzato una spietata campagna di uccisioni. Lavora per l'SOE, Special Operation Executive, ovvero l'esercito segreto inglese di Winston Churchill. Ennis invia degli agenti nel Belgio occupato, partecipando a un gioco mortale contro un nemico feroce. Lavora con la resistenza per eliminare tutto ciò che ostacoli la libertà, compresi alcuni dei più temuti agenti tedeschi. Quando avevamo il nome delle persone che lavoravano per i tedeschi, eliminarle era il nostro compito. Basta un colpo. Un colpo piazzato bene. Ora possiamo aprire i documenti ufficiali e mostrare per la prima volta qual è stato il ruolo giocato da questo soldato atipico e quanto lontano era stato addestrato ad arrivare. Hardy Ennis nasce nel 1909 a Maida Vale, Londra. Figlio di un impiegato statale, sua madre è una rappresentante in un'azienda di abbigliamento. Prima della guerra lavora in varie case di moda e gestisce una fabbrica tessile in Germania negli anni 30. Und nun ein wahnsinniger oder ein bewusster Lügner kann denken, Sieg Heil! In quel periodo assiste all'avanzata del nazismo. Ma ad un modaiolo dagli abiti sgargianti non interessa la politica. Ennis vive un periodo d'oro. La sua carriera è in ascesa. Nel 1934 è direttore stilistico per la firma Lachasse. Inoltre si confonde tra le star di Hollywood come Ginger Rogers. L'unica cosa che rischia di rovinare tutto è la sua vita privata. Hardy Ennis è gay, una scelta illegale ai suoi tempi. La guerra, però, segna un cambiamento per tutti. Mentre nel 1940 l'Inghilterra si dichiara indipendente, Hardy Ennis viene invitato a partecipare all'addestramento da ufficiale. Quest'uomo, così lontano dal mondo militare, si ritrova in uniforme, anche se di sartoria. In poco tempo diventa capitano dei servizi segreti militari britannici. Ennis parla un francese fluente, è un tedesco impeccabile e le sue capacità negli affari lo rendono un efficiente pianificatore. Queste abilità attirano presto l'attenzione di un'organizzazione che lavora nell'ombra e che usa l'appellativo apparentemente banale di MO1SP. Si tratta di una copertura. L'organizzazione è l'esecutivo operazioni speciali, la cui sigla è SOE. La sua missione è infrangere tutte le regole delle strategie di guerra. Churchill ordina di incendiare l'Europa, usando tattiche di guerriglia, sabotaggi e propaganda.
L'SOE crea anche reti di resistenza in tutta l'Europa occupata. Impiega molte spie, sabotatori e assassini addestrati. Dalle reclute viene insegnato ad uccidere a mani nude, a lanciarsi col paracadute in territorio nemico, a usare la radio e piazzare esplosivi. Non reclutavano in modo convenzionale. Sceglievano linguisti, patrioti, persone che al giorno d'oggi verrebbero definite fuori dal coro, caratteristica inusuale per le persone vissute nei primi anni della guerra. Amis è un libero pensatore e per questo l'SOE decide di reclutarlo. La sua scheda personale mostra come sia una recluta esemplare, nonché particolare. Questo ufficiale ha svolto molto bene il corso. È molto più forte sia fisicamente che mentalmente di quanto suggerisca il suo aspetto elegante. Poi, nel novembre del 1941, passa all'azione. Viene mandato a Londra a lavorare per la sezione T dell'SOE. La sezione T opera in Belgio. Il suo compito è attaccare il nemico nel paese occupato. Amis si trova presto a pianificare ed eseguire missioni in Belgio. Supervisiona anche l'addestramento e il reclutamento degli agenti della sezione T. Il lato eccentrico di Amis e il suo fascino, però, si palesano sempre. Questo documento elenca una serie di nomi in codice shakespeariani ai quali Amis ha aggiunto: che cast meraviglioso, posso fare i costumi? Nonostante la propria leggerezza di modi, Amis è coinvolto in un gioco mortale. Pianifica nei dettagli il lancio col paracadute di ondate di agenti belga e l'atterraggio clandestino degli operatori radio. Tra il luglio 1941 e l'ottobre 1942, 45 agenti, molti dei quali selezionati da Amis, si recano in Belgio. La loro missione è entrare in contatto con uomini come Marcel Franckzon, un giovane belga determinato a contrattaccare la Germania. Sentivamo di dover fare qualcosa contro i tedeschi. Innanzitutto era importante mostrare loro che la loro vittoria non era definitiva. E poi, in secondo luogo, era veramente necessario supportare il morale della popolazione belga. Per Marcel Franckzon, affrontare un avversario senza scrupoli e così ben armato è un'impresa enorme. È difficile capire come contrattaccare un tale nemico. Quindi Franckzon raccoglie favorevolmente l'aiuto dell'SOE. Dal momento in cui si hanno dei contatti con l'SOE, tramite i suoi agenti, si sa come condurre le operazioni di sabotaggio. E questo è un grande aiuto. È positivo, eh? Hardy Amis incontra presto però dei problemi. La sezione T trova difficoltà a entrare in contatto con uomini come Franckzon e subisce numerosi duri colpi tra il 1941 e il 42. Nonostante l'invio di oltre 40 agenti in Belgio, la sezione sta fallendo. Perché nel Belgio, Amis sta affrontando un nemico formidabile. I tedeschi tengono saldamente il controllo. Il loro sistema di controspionaggio ben organizzato sta aspettando gli agenti di Amis. Riescono a catturare le spie dell'SOE,
rompendo le sue reti all'interno della resistenza. C'erano due principali servizi tedeschi attivi contro le reti. Innanzitutto l'Abwehr, che combatteva l'intelligence degli alleati, ma anche la Geheimfeldpolizei, che agiva direttamente contro le reti per proteggere l'esercito dalle spie e dai sabotatori. Queste unità tedesche sono preparate soprattutto per puntare al tallone d'Achille dell'SOE, la radio, i cui segnali vengono intercettati e rintracciati facilmente. Unità di rilevamento speciali della polizia segreta ascoltano degli operatori radiofonici dell'SOE. Ogni volta che usi la radio, puoi essere individuato dalla Funkabwehr, la sezione dell'Abwehr specializzata nel rilevamento di radio clandestine. Quindi, i primi operatori radiofonici sono stati subito arrestati dalla Funkabwehr. I tedeschi rinchiudono molti di questi agenti nella famosa prigione di Saint-Gilles, al centro di Bruxelles. Facendo l'appello dei nomi in codice degli agenti catturati, possiamo vedere tutti i primi fallimenti della sezione T e di Hardy Ennis. Agente intersezione catturato nel marzo 1942. Terrier catturato nell'aprile 1942. Balaclava, catturato nel maggio 1942. A volte i tedeschi fanno qualcosa di ancora più sinistro. Deviano alcuni di questi agenti catturati. Poi usano le loro radio per contattare Londra e seminare disinformazione. Uno in particolare diviene noto nella sezione T. Armand Campion. Viene usato dai tedeschi dall'inizio del 1942. Per mesi imbroglia la sezione T. Vengono fatte richieste radio a Londra di più armi, denaro e agenti da mandare via paracadute, solo per spedirli dritti in una trappola. Il Belgio, inoltre, è infestato da simpatizzanti fascisti. Volontari pronti a dare la caccia alla resistenza e alle spie. E spesso con un incentivo ulteriore, i soldi. Queste persone lo facevano per soldi. Quando denunciavano un fuggiasco, ricevevano 500 franchi, circa 80 euro. Un membro della resistenza poteva valere fra i 1.000 e i 5.000 franchi, cioè fra i 150 e gli 800 euro, a seconda dell'importanza. Mentre, quando denunciavano un guerrigliero, potevano anche arrivare a guadagnare diverse migliaia di franchi. Questi informatori pagati creano scompiglio. Un simpatizzante nazista, agente attivo nel libro paga tedesco, diventa famoso. Prosper De Zitter. De Zitter è l'agente numero uno dell'Abwehr. Dopo aver servito nella Royal Canadian Air Force, l'aeronautica militare canadese, nel 1918, viene accusato di stupro e truffa e finisce in prigione in Belgio. Un capolavoro di malignità. Dopo l'invasione del Belgio, lavora per i tedeschi, camuffandosi da soldato o aviere alleato. Si infiltra nelle reti della resistenza e nelle linee di fuga, create per far uscire clandestinamente dal Belgio l'equipaggio degli aerei abbattuti, oltre che molti agenti. È davvero bravo in questo lavoro.
Quest'uomo aveva una capacità straordinaria di ispirare fiducia e di presentarsi come un antinazista. Alcune persone dicono che per il lavoro di Prosper De Zitter e dei suoi collaboratori sono stati arrestati circa 1000 oppositori. Il piccolo gruppo di Marcel Francon incontra De Zitter a sue spese. Prosper De Zitter. Ci siamo imbattuti due volte in lui a Bruxelles. De Zitter si è infiltrato in una linea di fuga che il gruppo di Marcel usa spesso. Questa linea d'evasione è stata intercettata da un certo capitano Jackson. Era De Zitter. Il gruppo è stato arrestato e con esso il nostro agente. Successivamente, nel giugno 1943, i compagni della resistenza di Marcel Francon incontrano di nuovo De Zitter. Questa casa in Rue Jean van Folsem, a Ixelles, ospita un'altra cellula della resistenza del gruppo di Francon. Guidata da Marcel de Monceau, è impegnata nella pianificazione dell'attentato a Léon Degrelle, il leader fascista belga. De Zitter, però, fa una soffiata ai tedeschi. Gli uomini si sono difesi. Si è scatenato l'inferno. La squadra ha lanciato dalla casa due granate, uccidendo alcuni tedeschi. La battaglia che segue dura 4 ore. Alla fine, i tedeschi catturano la maggior parte degli occupanti del covo. Saranno tutti giustiziati, compreso Marcel de Monceau, catturato un mese dopo. In quell'occasione, De Zitter è stato responsabile della morte di 6 o 7 persone. A Londra, Amis e i suoi colleghi sono disperati. I tedeschi stanno vincendo. 32 agenti dell'SOE sono stati catturati. Le cose continuano a peggiorare e De Zitter sta ostacolando i piani di Amis. Prima, un'elaborata missione di propaganda. Un agente dell'SOE crea un servizio di comunicazione con Londra usando i piccioni viaggiatori per spedire copie del giornale belga. De Zitter interrompe la rete. Poi ostacola il piano di 2 piloti, agenti SOE del Boy Zone, volto a rubare un ME-110 combattente notturno da un campo aereo nazista. Sta diventando una questione personale. Amis vuole la testa di De Zitter. L'SOE cerca disperatamente una mossa che possa ribaltare la situazione, quindi si decide di contrattaccare. Pianificano l'organizzazione di un'ondata di uccisioni in tutta Europa, Belgio compreso. Nel giugno 1943 ha luogo un incontro di pianificazione della commissione dell'SOE. Gli uomini presenti programmano l'operazione e stabiliscono una data d'inizio, il 1 ottobre. Il comunicato dell'incontro arriva dopo pochi minuti. Campagna esecutiva. Il Consiglio ha valutato un documento in cui si raccomanda una campagna concertata contro le SS e gli ufficiali della Gestapo. La proposta è stata accettata, ma dovrebbe essere per lo più ristretta ai funzionari civili piuttosto che ai soldati. Notizie sugli attentati iniziano presto a filtrare in tutti i dipartimenti dell'SOE.
è l'occasione di Hardy Amis di prendere De Zitter. Il suo obiettivo sono i collaboratori e i simpatizzanti che hanno aiutato i nazisti a prendere il comando. L'operazione viene rinominata Ratwick ed è pronta a iniziare. Vengono chiamate tutte le sezioni del paese per identificare gli obiettivi degli attentati. Tutto quello che deve fare Amis all'inizio è ottenere l'approvazione del governo belga in esilio, capeggiato da Hubert Pierlot. Il governo di Pierlot è composto da politici che hanno abbandonato la patria nel caos del 1940. È tormentato dai conflitti interni. Ognuno ha un proprio programma. Per quanto riguarda l'intelligence, i belgi hanno due agenzie con base a Londra. Il Sûreté, il servizio di intelligence civile, e il suo rivale militare, la Deuxième Section. Tutto ciò crea una certa confusione. Niente in Belgio può essere fatto senza l'autorizzazione di questi gruppi. Quindi Amis mette da parte l'eleganza e si unisce in prima persona alla missione. Si susseguono diverse lettere tra il suo dipartimento e il governo belga, tramite il rappresentante Aedis Flor. Amis comincia a mostrare quanto si stia allontanando dall'eccentrico stilista per avvicinarsi allo spietato capo di spionaggio. Agosto 1943, copia per Aedis Flor. È stato proposto di organizzare un cosiddetto Ratwick in tutti i paesi occupati, non appena saranno spariti un certo numero di collaborazionisti. Potreste gentilmente creare una lista di possibili candidati? Vostro maggiore Hardy Amis. Di fronte allo stallo belga, Amis, sempre più impaziente, comincia a premere per una risposta. Devo giungere alla conclusione che le vostre autorità non vogliono che i nostri ragazzi partecipino. La questione si sta facendo sempre più urgente. Nel resto d'Europa, tutti gli altri governi danno il proprio consenso agli attentati. Amis è sotto pressione. La situazione sta per peggiorare. Ad agosto, Amis viene promosso. Ora è capo provvisorio della sezione T. Con il nuovo incarico, l'impegno personale di Amis di far collaborare i belgi è cresciuto. Il Ratwick in Belgio dipende da lui. Allo stesso tempo, dalla corrispondenza dell'SOE emerge in una lettera dell'MI5, l'Intelligence, un nome familiare. Questo aumenta ulteriormente la tensione. La lettera mostra che anche l'MI5 ha bisogno che Amis elimini De Zitter. In riferimento alla mia lettera del 19 agosto 1943, in cui mi riferivo al noto belga Prosper De Zitter, sarei molto interessato a conoscere lo stato attuale della situazione. In particolar modo riguardo De Zitter e se il Ratwick proposto ha avuto luogo o meno. Poi, una bomba dal governo belga in esilio. Amis riceve una lettera dal suo contatto belga, che rifiuta il permesso che il Ratwick colpisca i collaboratori o i collaborazionisti, compreso De Zitter. Secondo la mia autorità, al momento non si ritengono necessarie misure speciali contro i belgi che collaborano con il nemico. Ciò comporterebbe troppi rischi. I rischi temuti sono le rappresaglie.
i tedeschi sono famosi per l'uccisione dei civili in Europa, in ogni area dove ci sia del sabotaggio o dello spionaggio. La reazione è ancora più aggressiva se uno dei loro, un soldato o un agente, viene ucciso. Il governo belga in esilio teme il bagno di sangue e non si smuove. Rimane sulla posizione di attuare un processo giudiziario. Sono state create liste di traditori con l'intento di applicare una giusta sentenza dopo la guerra. Alla fine di ottobre la scadenza ufficiale viene superata e Demis sembra sconfitto. Mi dispiace, le autorità belghe non ci permettono di condurre Ratwick come inizialmente pianificato. Sembra che De Zitter e gli altri siano al sicuro. La storia del Ratwick sembra giunta al termine. Apparentemente sembra essere un fallimento. Ardy Emis, però, non intende lasciare che il governo belga lo fermi. Si rivolge al suo agente migliore, André J. Wendelen. Wendelen è un pezzo grosso della sezione T che si è offerto volontario per tornare in Belgio. È in missione con un altro agente, P. Liedekerk. La loro missione è stabilire contatti con i gruppi della resistenza belga. Emis intende mandare a Wendelen un'arma top secret dell'inventario dell'SOE, appositamente pensata per l'assassinio e destinata a Ratwick. È chiamata Wellrod. È stata appositamente pensata per uccidere i nemici dello Stato o chiunque possa nuocere all'SOE. La pistola è conosciuta affettuosamente come pompa della bicicletta o pistola dell'assassino. La cosa grave è che se cadesse in mano ai nemici non verrebbe rintracciata. La Wellrod è quella che viene definita un'arma sterile. Non aveva numeri di riferimento. Non c'era niente che indicasse chi l'avesse prodotta o la rendesse tracciabile. Il Museo Militare Reale del Belgio ha acquisito una di queste rare armi 20 anni fa dagli ex membri della resistenza belga. Il custode delle armi, Paul Dubrunfaux, mostra quale utile macchina della morte fosse. Una pistola Wellrod si carica allo stesso modo di una cosiddetta automatica normale. Si mettono da 1 a 7 cartucce nel caricatore e poi lo si rimette al suo posto. Come potete vedere, il caricatore è anche l'impugnatura stessa della pistola. Per prepararla a sparare, basta spingere l'otturatore in avanti e poi girarlo per chiuderlo completamente. Si prende in mano la pistola, assicurandosi che sia stata tolta la sicura. E poi si preme il grilletto, così. Il design della Wellrod la rende un'arma perfetta per un'esecuzione discreta, in quanto è molto silenziosa. L'obiettivo principale, naturalmente, è uccidere in silenzio. All'interno della canna c'è una discreta quantità di rondelle come questa. Tra di esse ce n'è una di gomma. Il proiettile passa attraverso i buchi ed esce, ovviamente, dalla canna più velocemente del suono, che rimane all'interno.
Lo scopo del silenziatore è ritardare l'uscita del suono dalla canna. Anche la scelta del calibro della Welrod non è stata casuale. Il 765 Browning ha una velocità iniziale di 275 metri al secondo. Possiamo dire che all'interno di un dispositivo come la pistola Welrod è un qualcosa di supersonico. Questo elemento è fondamentale per questo tipo di pistola silenziosa usata per uccidere le persone senza far rumore. L'unica cosa che si sente è il percussore e il proiettile che si ferma all'interno di qualcuno o qualcosa. Nel novembre 1943, Amis è pronto a inviare le Welrod. La missione viene chiamata Tybalt 2. Il suo piano è sostenuto dai capi dell'operazione dell'SOE. È molto meglio mandare le 5 Welrod e lasciare che facciano ciò che possono. Un messaggio scritto a mano sul retro della nota non lascia modo di fraintendere su cosa preveda la missione Tybalt. Tybalt. Le pistole sono destinate all'eliminazione dei nemici. Fateci sapere quando avrete dei risultati. Anche se le Welrod sono riuscite a entrare in Belgio, nessuno può essere sicuro se sia stata questa partita o una successiva a uccidere i collaboratori. Molti registri della polizia sono stati distrutti negli ultimi mesi della guerra. Appare però chiaro che molte delle uccisioni si sono verificate tra il 1943 e il 1944 e che Marcel Francon ne sia coinvolto. Il suo piccolo gruppo di collaboratori si trova a lavorare in una squadra d'azione con il Front de l'Indépendance, un gruppo di partigiani di ispirazione comunista. Hanno effettuato operazioni di sabotaggio e giustiziato i collaboratori. Si trattava di bravissimi sabotatori. Erano dei giovani veramente molto attivi. Il lavoro di Marcel è specifico: uccidere chiunque vada contro il gruppo. Quando avevamo i nomi di coloro che lavoravano per i tedeschi, eliminarli era il nostro compito. A Londra, Amis è impaziente di impressionare i superiori. Spiega che gruppi come il Front de l'Indépendance sono estremamente impegnati. Un promemoria del Ratwick dell'epoca parla di un collaboratore che è stato arrestato, interrogato e ucciso con un colpo alla collottola. Successivamente, mentre il Ratwick continua, notizie ancora migliori filtrano dal Belgio. È stata usata maggiormente la violenza e sono state inflitte più punizioni. I simpatizzanti nazisti, gli attivisti pronazisti e quelli che oppongono resistenza vengono uccisi. Segue la lista degli omicidi. Amis riesce a mostrare ulteriori risultati e li colloca sotto il titolo Ratwick. È un successo per la spia stilista e anche quando sono ufficialmente terminate, le uccisioni continuano. All'inizio del 1944, il gruppo di Marcel Francon continua a giustiziare qualsiasi collaboratore riesca a trovare. Le sentinelle fermarono un uomo che si comportava in maniera sospetta. Al dito aveva un anello particolare.
Aveva dimenticato di togliere l'anello delle SS-Waffen. Non ci sarebbe bisogno di dire che qualche ora dopo è stato eliminato. Non abbiamo mai tolto di mezzo collaboratori che facevano solo propaganda tedesca. Uccidevamo quelli che lavoravano per la polizia. Ne abbiamo uccisi 33. Anche ora, a decenni di distanza, Marcel Franczon non ha rimorsi. Quando conosci il modo in cui la polizia tedesca tratta gli oppositori, come li tortura, come si comporta, non hai alcuna pietà per qualcuno che denuncia i tuoi compatrioti, che li tradisce col nemico. Noi non avevamo alcuna riserva riguardo la loro eliminazione. Anzi, il contrario. Una persona che però finora è riuscita a eludere l'assassinio è il bersaglio numero uno, De Zitter. Tuttavia, un nuovo agente dell'SOE, François Matteau, lo tiene sotto osservazione. Matteau viene mandato in Belgio all'inizio del 1944 per prendere contatti col gruppo di Franczon e coordinare le loro attività. Porta con sé due armi. Dovevano scegliere quali armi portare con sé. Erano liberi di scegliere. Mio padre ha scelto una Colt 3.8 automatica, perché è piccola e si nasconde bene. E anche una Welrod. Non è un'arma da combattimento, è un'arma per eliminare qualcuno in maniera discreta. Così, una notte, Matteau decide di fare la sua mossa con De Zitter. Era risaputo che De Zitter si trovasse spesso nello stesso posto, nel centro di Bruxelles. Perciò decisero di agire. Sorvegliano il posto per ore. De Zitter però non si fa vedere. Sembra che De Zitter sia rimasto impunito per i suoi crimini anche questa volta. Nonostante questo, Emis e i suoi uomini cambiano il quadro generale del Belgio fra il 1943 e il 1944. Voltano pagina dopo i primi fallimenti. Nel novembre 1943, i furgoni per il trasporto dei giornali di Bruxelles consegnano l'edizione giornaliera di Le Soir. Ma la resistenza è all'opera e sostituisce l'edizione sponsorizzata dai nazisti con una stampata da loro, contenente articoli che li ridicolizza. È uno straordinario successo per la propaganda. Anche le operazioni di sabotaggio e gli attacchi armati sono in crescita. E Marcel Franczon ne è a capo. Abbiamo compiuto 15 missioni, tra attacchi a sorpresa e imboscate contro i convogli tedeschi. Si mettono due o tre bombe legate da un detonatore nascoste vicino alla strada. Il detonatore è a 100 metri. Quando vediamo un convoglio passare, lo premiamo e facciamo esplodere le bombe. In quel modo si fanno fuori tre o quattro camion. Una volta fatto questo, prendiamo in mano la mitragliatrice.
La resistenza fa esplodere i rifornimenti di petrolio e combustibile, le locomotive e i barconi, attacca anche le fabbriche e interrompe le linee di comunicazione. Il gruppo G, un'altra prominente organizzazione della resistenza, è particolarmente attivo. Il suo più grande successo è il sabotaggio dell'intera rete elettrica ad alta tensione belga. La resistenza, sotto la guida dell'SOE, sta riuscendo giornalmente a dare fastidio ai tedeschi e a cambiare le carte in tavola. Presto, Emis sarebbe stato al centro di una delle storie di maggior successo delle attività di guerra dell'SOE e di una magistrale operazione della sezione T. Operation Overlord, lo sbarco in Normandia, l'invasione pianificata dagli alleati sulla terraferma. Nell'estate del 44 è chiaro a tutti, anche ai tedeschi, che sta per verificarsi. Quindi il comando supremo degli alleati ha bisogno della resistenza in Europa per riuscire ad effettuare dei sabotaggi e creare dei diversivi dietro le linee nemiche. Nei giorni precedenti al D-Day passano all'azione. La forza aerea americana si unisce alla RAF per consegnare il maggior numero possibile di armi agli agenti SOE, mentre le operazioni di sabotaggio prendono piede. La sezione T di Emis è pienamente coinvolta. Centinaia di candelotti lacrimogeni vengono rilasciati sul Belgio. Presto il suo coinvolgimento sarà sempre maggiore. Il 6 giugno 1944 gli alleati finalmente attaccano le spiagge della Normandia. È la più grande operazione anfibia mai intrapresa. Nelle settimane dopo il D-Day, gli alleati si spingono verso la Francia. Alla fine, però, l'avanzata rallenta. I rifornimenti non possono soddisfare le richieste. Gli alleati hanno seriamente bisogno di porti molto profondi. Alla fine della guerra, i tedeschi hanno instaurato un programma di demolizioni. Il loro obiettivo era distruggere qualunque cosa utile agli alleati. Questo comprende porti e ferrovie. In Francia, ad esempio, dopo lo sbarco in Normandia, i tedeschi in ritirata hanno reso ogni equipaggiamento portuale virtualmente inutilizzabile. Gli alleati ora sono vulnerabili. Tutto dipende dalla presa dell'ultimo grande porto rimasto, Anversa. Anversa era un punto chiave. Se fossimo riusciti a conquistare Anversa intatta, le infrastrutture sarebbero rimaste intere e questo ci avrebbe permesso di rinforzare le truppe nell'Europa nord-occidentale. Quindi Emis e i suoi agenti hanno la missione di proteggere Anversa. La sezione T è al centro del piano dell'SOE chiamato Counter Scorch. Counter Scorch prevede l'uso di gruppi della resistenza sotto il controllo dell'SOE per impedire la distruzione dei suoi obiettivi strategici. Emis invia due agenti marconisti. Aiutano le squadre della resistenza, soprattutto il gruppo G, a difendere il porto. I due agenti tengono informati gli uomini e li riforniscono di armi e munizioni, ma anche di informazioni dettagliate. Mentre all'inizio del settembre del 44 si avvicinano le truppe di terra alleate, ogni tentativo tedesco di distruggere le gru e le zone di carico viene annientato. We'll be right back.
porto di Anversa è stato mantenuto. È un grande successo. Amazingly, Antwerp was taken almost intact. The whole port system of canals and docks fell undestroyed into Allied hands. Il salvataggio del porto di Anversa permette ai rifornimenti di continuare a fluire verso l'esercito alleato che avanza. Il Belgio viene liberato in circa una settimana. Ora viene il momento delle punizioni. Insieme a Demis, anche le forze della resistenza smettono di nascondersi per mettersi a controllare le consegne all'arrivo degli alleati. L'ordine è catturare l'uomo più ricercato, Prosper de Zitter. L'ex rivale di Emis viene rintracciato, imprigionato e giustiziato a Bruxelles, 4 anni dopo. È un trionfo per Emis e la resistenza belga. Eisenhower elogia il loro operato in una lettera aperta. Possono essere giustamente orgogliosi di avere con il loro devoto eroismo contribuito così ampiamente alla liberazione della loro amata patria. Ardi Emis viene ora mandato a Bruxelles. È promosso tenente colonnello e per 6 mesi dirige un'operazione dell'SOE volta a calmare le reti di resistenza che lui aveva contribuito a creare. È un momento di gloria personale per lo stilista di Maida Vale. Dopo la guerra, Ardi Emis torna al mondo della moda. Insieme a un ricco investitore, fonda l'etichetta che porta il suo nome. Emis disegna poi un numero infinito di abiti per la regina Elisabetta II, diventandone lo stilista. Ogni memoria del suo ruolo nel Ratwick e sugli ampi successi e fallimenti della sezione T sembra essere dimenticata per convenienza. Infatti, Ardi Emis raramente ammette la sua parte nell'SOE o rivela i dettagli delle sue missioni belghe. Se qualcuno gli chiede del Ratwick, semplicemente risponde: «Mi dispiace, ragazzo mio, non ne so niente». Ardi Emis viene nominato cavaliere nel 1989 e solo dopo la sua morte comincia ad emergere la verità sul sorprendente passato della spia stilista.